Ti puoi comprare una casa più grande adesso. Massimo, vieni qua. Va bene. Ciao ragazzi, spero tutto bene, siamo qua stamattina, sono le 8 del mattino, sto aspettando che arrivi Andrea Soffientini, sono qua con il coniglio e finalmente faremo la recensione delle Oca Carbon X. Siamo sicuramente arrivati tardi, una prima versione l'abbiamo preparata qualche mese fa, purtroppo però non siamo riusciti a completarle e quindi oggi finalmente ne parliamo in dettaglio. Per chi fosse giunto solamente ora sul canale, con Andrea Soffientini facciamo recensione di scarpe, con Cesare Picco di psicologia nella corsa e io poi parlo anche di tecnologia e di alimentazione. Le Oca Carbon X sono state lanciate ben un anno fa, hanno portato Jim Wensley al record mondiale delle 50 miglia, noi le abbiamo amate fin dal primo giorno in cui le abbiamo indossate. Noterete che le Carbon X sono state anche inserite nella nostra sigla iniziale, nella quale abbiamo inserito 5 immagini che rappresentano per me momenti importanti e emozioni importanti dell'ultimo periodo nella corsa. Come avete visto, qualche mese fa abbiamo fatto l'unboxing. Ritorniamo a parlare di scarpe assieme ad Andrea, la recensione oramai è più schematica rispetto al passato. Risponderemo in sintesi alle 10 domande più rappresentative per descrivere una scarpa da corsa. Ora lascerò la parola alla scarpa, sì, proprio alla scarpa, perché rappresenta, secondo me, il nostro oggetto del desiderio. Poi correremo sul tapis roulant con Andrea, mio figlio, e il sottoscritto, passando dai 5 fino a... lo vedrete durante il video. Chiaramente la corsa sul tappeto è leggermente diversa rispetto a quella in strada e in pista, però sappiate che le scarpe le abbiamo testate nei mesi scorsi, quindi questa è soltanto una rappresentazione di quello che abbiamo visto nei mesi scorsi. Ciao Andrea, com'è andato l'allenamento sul tappeto? Ciao Max, bene, sono
Ancora abbastanza sudato, abbastanza provato. Beh, hai corso al 3 al chilometro comunque. Corso 3 al chilometro, ma il tapiro non è il mio mondo, diciamo. Cosa ne pensi di queste Oca Carbon X? Guardo lì, guardo lì. Guardi dove vuoi. Ok. Carbon X, diciamo che è una validissima alternativa alle Vapor. La calzata, secondo me, è davvero simile. In corsa invece la trovo un attimino più dura, passatemi il termine, perché comunque la Vapor è davvero morbidissima, questa qua è un attimino più dura, però è davvero una scarpa confortevole. Se dovessi stare a guardare il budget, comprerei sicuramente una Carbon X. E a chi sono adatte queste Carbon X? Fortunatamente direi a tutti praticamente, tutti, se non stiamo, cioè io direi un limite massimo di 80 kg. Poi come scarpa è talmente morbida e protettiva che anche se andate a 5 km ve la potete permettere. Magari userei un'altra scarpa per fare la maratona, però comunque è una scarpa che non vi crea problemi come una 1 per dire. Una 1 classica è impensabile da usare su una mezza maratona a 4,30 km, 70 kg, invece questa qua la userei. E invece la domanda molto, molto complessa, per quali distanze? Per quali distanze? Guarda, io direi che per un amatore va bene per qualsiasi distanza, ripeto, soprattutto per la maratona che abbiamo sempre quei problemi di affaticamento muscolare, questa potrebbe darci davvero una buona freschezza nella seconda parte di gara, o meglio, negli ultimi 10 km di gara. Sappiamo che hanno fatto il record delle 50 miglia, quindi secondo te riesci a utilizzarla anche per le lunghe distanze, veramente per ultramaratona? Lì, cioè, nel senso, ovviamente hanno fatto dei record, quindi hanno usato degli atleti semiprofessionisti, professionisti. C'è il rischio che con il carbonio comunque ci si affatichi un pochino di più sui polpacci dopo a lungo andare, oppure che si addormenti il piede. Quindi, per dire, stando in Oca, prenderei le Clifton per fare le lunghe distanze, lunghissime distanze. Quindi amatore voluto Carbon X, amatore medio Clifton. Per le ultra, ma ripeto, dipende sempre da che ritmo andiamo. Secondo me una Clifton è da preferire come protezione. Questa qua sarebbe super per le maratone, mezze maratone. Io la userei, se non avessi una Vapor, la userei anche sulle 5-10 km, però vabbè, dopo lì sta un po' a Cosa ne pensi del grip della suola? voi. Sono scarpe che io uso solamente in gara, quindi le uso solamente su asfalto, praticamente in pista se asciutta, quindi del grip fondamentalmente me ne frego, diciamo. Per dire, sull'asfalto non ho grossi problemi, anche se bagnato, su pista bagnata è inutilizzabile, però tipo in allenamento io non la userei mai, quindi in pista non mi faccio neanche questi grossi problemi. Ripeto, la userei in gare su asfalto, quindi va benissimo così. E qual è la tua opinione sull'intersuola e come si comporta ai diversi ritmi? Abbiamo visto che hai corso dai 5 ai 3 al chilometro. Ma fondamentalmente la scarpa mi rimane sempre morbida e comoda. Non sento il tallone ballerino, su certe scarpe comunque l'assenza della conchiglia mi dà problemi. Questa scarpa qua me la sento bella salda al piede, quindi non ho problemi. Intersuola, guarda, sinceramente non sento il carbonio dentro, o meglio, sento la spinta, ma non lo sento che mi dà problemi come su una Rocket per dire. E niente, un'ottima ammortizzazione e un ottimo comfort, davvero. Comunque sono morbidi, sembra di avere una scarpa da lente, invece dopo ci fa le gare forte. Come precisione, sappiamo che stiamo correndo sul tapis, però l'abbiamo già testata nei giorni scorsi, nei Sì, mesi scorsi. le avevo già testate ai tempi, molto tempo fa, a dire il vero, praticamente appena uscite. Sì, anche su strada secondo me danno il meglio di loro. E quanto pensi che durino queste scarpe? Sicuramente più delle Vapor, 500 km dicono che le facciano tranquillamente, forse arrivate a 600. Poi contate che non avrete più la spinta del carbonio, ma la schiuma vi proteggerà lo stesso. E a livello di calzata e numero, cosa dici? Calzate numero, io la prenderei dello stesso numero delle altre mie scarpe, perché comunque la sento bella fasciante al piede. E a livello di punti di forza e debolezza, un punto di forza e un punto di debolezza? Questa è una scarpa che per me di punti di debolezza non ne ha.
punto di forza è sicuramente il prezzo, l'altro punto di forza è il carbonio che ci dà davvero la spinta e si sente bene al piede. Se invece una persona avesse un budget più limitato, tipo 120 euro, che scarpe suggeriresti? Allora, ho una Zoomfly in offerta, oppure andrei sulle Rincon, che sono un'ottima scarpa. Sono davvero molto simili a queste Carbon X, costano un po' di meno, non hanno la spinta del carbonio, ma rimangono comunque molto, molto spinte come scarpe, diciamo. Bene, non a caso l'abbiamo amata, abbiamo fatto la recensione ed è stata tra l'altro molto vista sul canale. Sì, sicuramente sì. Più belle queste come colore, però sì, ottime scarpe anche le Rinco. Va bene, grazie Andrea, alla prossima. Ciao, alla prossima. Ciao ragazzi, che dire in conclusione? Secondo noi le Carbon X sono le migliori scarpe dal rapporto qualità-prezzo per una tipologia di scarpa con fibra di carbonio. In questo momento si trovano abbastanza scontate su internet, mi sto facendo distrarre dal coniglio. Ovviamente vi consigliamo di provarle prima se non avete mai provato il marchio Oka, però in questo momento è abbastanza difficile, quindi speriamo che la seconda fase di lockdown si concluda rapidamente in modo tale che voi possiate provarle anche al negozio. Nei prossimi giorni faremo anche la recensione delle Carbon Rocket, che sono un modello più estremo, e poi appena possibile faremo anche quella delle Rocket X, che sono state lanciate ai trials americani del 29 febbraio, che hanno visto l'atleta americana Tulia Mook qualificarsi alle Olimpiadi proprio con le Rocket X, che tra l'altro pesano 209 grammi e hanno un drop 5. E per oggi è tutto, nella parte conclusiva vedete Andrea correre dai 4 ai 3 km, inquadrato da tre diverse telecamere. Se vi è piaciuta la recensione, mi raccomando, mettete like, commenti sempre qua sotto e mi raccomando iscrivetevi al canale, perché nei prossimi giorni parleremo ancora di scarpe, di allenamenti, di tecnologia e di psicologia. Ciao, a presto! Ride or die.